Vi è piaciuta quindi? Sì, sì. Bene. Perché invece la seconda che vorrei proporvi è di tono decisamente diverso, più incisivo rispetto alla prima. Infatti andiamo in Germania, andiamo a Monaco di Baviera con un grande autore tedesco che si chiama Hans-Peter Wilhelm Günther Grass, Lieder, Bieden, Leinen, Zufrieden, Zusammen, auch. Forse lo conoscete? Conoscevo il primo. Sì. Potete stare seduti per favore, come prima andava benissimo, grazie. Ecco, andiamo a Monaco di Baviera e subito incontriamo una particolarità nella vita di questo grande poeta, perché egli vive in un monolocale in condivisione con altri 7 pittori, 3 architetti, 2 musicisti e un cantante lirico, tutti insieme in questo monolocale perché... perché hanno deciso di provare essi stessi fisicamente che cos'è la sofferenza. La sofferenza del vivere. Hanno rinunciato ad ogni tipo di comodità per questo. E hanno optato per questa scelta di vita molto, molto, molto difficile. Cioè in 14 in un monolocale, Marina. Adesso non li ho contati, però sì, è proprio una scelta di vita. Concesso fuori magari. Assolutamente sì, credo. E questo fa arrivare... Vuoi sapere se c'erano i letti a Castello? E se il 14° scrostava il plafone con i denti? Questi sono particolari irrilevanti ai fini della poetica, perché si va più in... Bravo, perché si va più a fondo delle motivazioni che hanno spinto questi artisti a scegliere questa strada. Perché? Perché vogliono arrivare alle domande profonde dell'uomo, dell'esistenza umana. Che cazzo ci facciamo in 14 in un monolocale? Perché non potevi stare a casa tua? Le domande fondamentali dell'esistenza, no? Dove andiamo? Ah, cosa facciamo? Chi ci ha mandati? Esatto. La poesia che vado a proporvi è proprio un manifesto di tutta questa poetica. Si intitola Der Himmel! Vedi? Sono in 14, uno fa Der Himmel! Va fuori di testa! Der Himmel! Ti scappano sotto i lenti. Vuol dire il cielo. Ah, vuol dire il cielo. Der Himmel! Chissà passerotto. Ma che tedeschi! Jimmy... Mi serve questa volta un sottofondo musicale decisamente più incisivo rispetto a quello di prima. Fai tu. Der Himmel! Ich glaube, das ist in meinem Herz und in meiner Welt, ja, und auch in meinem Haus und in meiner Schule und auch in meiner Liebe und auch dort oben in den Himmel, in den Blauen, in der Leib. Hai creato questa energia, Marina, inaspettata, grandiosa, veramente. Ma va. Sei stata forte, cioè sei riuscita a tirar fuori... Cosa? Questa energia, no, che inaspettata, che è uscita proprio da qui come un canale d'energia. Sembrava come essere all'Oktoberfest. Per dire...
No, per dire la, 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 no, era dai tempi del morbillo che non mi sentivo così, guarda. Guarda, è uscita. Marina, io non so se mi so spiegare a parole, ci provo. Per esempio, l'anima sembrava che fosse stretta dentro questo corpicino. Bravo. E si è proprio lievitata nell'aria. Bravo. E ci ha fatto capire come è grande, come è com'è impossibile stare in questo corpo così. Ci ha fatto capire la relazione con l'universo. Brava, con l'universo. Ci ha messo in contatto con qualcosa più grande. E poi un'esplosione. Un'implosione. Come siamo piccoli e come siamo grandi. Sì. Esatto. È proprio questo, cioè, sì. È proprio questo era il senso. E quindi è la catarsi. E infatti io avevo anche un po' di ranteghino. Coglioni, no. C'hai rotto i coglioni, Marina, vaffanculo, non ti sopportiamo più, perché non te ne vai? Marina, perché non te ne vai?